Strategie per il futuro. Numero 5. Innaffia, coltiva, fai crescere e vendi il tuo know-how e i tuoi skill personali. In che senso, Robin? Nel senso che il prossimo futuro offre immense opportunità a coloro che hanno capito, che capiscono, che comprendono l'enorme potenziale offerto dal diventare erogatori di informazione specializzata in settori specifici per problemi molto mirati. Quindi chiunque si dedichi allo studiare, al preparare, al fare sue tutte le informazioni che riguardano un certo settore specifico, un certo problema specifico che le persone realmente hanno là fuori, hanno, a mio modestissimo parere, un grandissimo potenziale di business che possono realizzare online. Perché? Perché sempre di più, giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, cresce il numero di persone e il desiderio di apprendere, aggiornarsi, informarsi e fare propri skill e conoscenze che noi, io e te, ancora non abbiamo. Se questo trend non lo hai ancora notato e non hai apprezzato il fatto che questo trend è evaso, è scappato, ha rotto le sbarre ed è uscito fuori dalla scuola e dal mondo accademico delle università o degli istituti professionali, beh, è ora che te ne accorgi. Quindi ci sono sempre più persone e piccole, medie e grandi aziende che investono giorno dopo giorno nel pagare persone, singole persone come te, che nel tempo, e non ci vogliono 10 anni, hanno sviluppato delle conoscenze mirate in un certo settore, senza per forza essere andati all'università per 6 anni, senza per forza avere una laurea di quelle tradizionali, ma andando là fuori su YouTube, su il web, su tutti i siti e articoli e guide che ci sono, andando sui podcast e studiando, non solo passivamente ascoltando e leggendo, ma maneggiando queste informazioni, coloro che vogliono apprendere oggi hanno la possibilità di accelerare all'ennesima potenza la velocità in cui possono conoscere e diventare esperti in un certo settore. So che sembra difficile crederlo, ma io ho le prove davanti a me di persone che hanno fatto questo. Quindi è chiaro che se tu hai una passione, una conoscenza già sviluppata negli anni, questo non potrà che facilitarti, ma laddove non l'avessi ancora sviluppata questa conoscenza, quello che ti sto dicendo è che tu sei perfettamente in tempo per farlo adesso, per individuare fra e le cose che hai dentro di te che ti ispirano, le cose che magari hai fatto limitatamente in passato e per le quali sei stato apprezzato, il trovare un sentiero, una strada, una serie di problematiche specifiche che abbracciano un settore che a te sta a cuore e studiarle fino a diventare un esperto di settore per quelle cose lì. Come si diventa un esperto di settore? Ripeto, non leggendo e non ascoltando, ma oltre ad aver fatto questo, maneggiando le informazioni, quindi facendone al minimo una sintesi, un report, oppure curandole e mettendo insieme informazioni che vengono da varie parti e vari autori, elaborandole insieme, dandogli un cappello e una coda, intervistando esperti, creando directory, indici, cataloghi, showcase, presentazioni dove maneggi le informazioni che vuoi conoscere come un esperto. Questo intendo. E ho
qualche perché pratico, qualche perché concreto, reale, per dire: guarda, questa direzione per il futuro, questa strategia è importante. E i miei motivi, i miei perché sono: uno, non voglio essere uno schiavo per le cause, per gli obiettivi, per le mete di qualcun altro. Questo è un sentimento forte in me e mi piace parlare a quelli che hanno questo stesso sentimento. Non voglio essere lo schiavo di qualcun altro per sopravvivere, per guadagnare, per pagare le mie bollette, per realizzare i miei sogni. Non voglio essere lo schiavo di qualcun altro. Che vuol dire? Che non voglio lavorare per qualcuno che mi dice cosa fare, dove farlo, eccetera, e questo qualcuno sta facendo una strada, un percorso, sta guadagnando dei soldi in una maniera che non è la mia, nella quale io non ho niente in cui partecipare, mettere bocca. Sono un esecutore per un'entità altrui che ha altre mete, altri sogni, altri modi di operare, altra etica. Non voglio essere uno schiavo, questo per me è il primo perché. Due, mi piace l'idea di crescere e coltivare il mio talento. Cioè, io penso di essere qua su questo pianeta per questo, per apprendere, per conoscere. Quindi se io non colgo l'opportunità che c'è adesso e che non c'era 100 anni fa, 200 anni fa, di imparare tantissimo dalle persone più esperte del mondo, perché questo internet, questo mondo digitale ci consentono di fare queste cose, nella maggior parte dei casi spendendo praticamente zero, beh, forse non sto valorizzando il mio ruolo su questo pianeta in questo momento della storia. Quindi il perché penso valga la pena andare in questa direzione di coltivare le proprie conoscenze in un settore specifico è la voglia, il piacere, la realizzazione che oggi abbiamo la possibilità di coltivare e far crescere veramente in maniera esponenziale le nostre conoscenze senza l'aiuto di un maestro, un professore, che male laddove questa persona veramente conosce le cose non è, ma che può essere anche sostituito dalla propria capacità di confrontarsi con altri. Numero 3. Sviluppare le proprie conoscenze è decisiva come strategia per il futuro, perché se tu fai questo aiuti altre persone ad apprendere. Sembra un'ovvietà, dici come? Studi delle cose per poi creare dei servizi, dei prodotti, dei corsi, delle informazioni, dei libri. È ovvio che questi serviranno ad aiutare altri. Ma questo elemento non è così secondario, nel senso che la realizzazione che adesso viviamo su un pianeta in un periodo storico particolare nel quale possiamo tutti apprendere gli uni dagli altri. Lo so che qualcuno storcerà un po' gli occhi e dice: ma cosa diavolo stai dicendo? Ma che non possiamo imparare dagli ignoranti intorno a noi, da questa gente maleducata con i paraocchi che calpesta i fiori che li circondano? Sono d'accordo. Non ho detto che devi imparare da quelli che ti circondano ogni piesso spinto, ma oggi è il primo momento nella storia su questo pianeta, che io sappia, perché forse ce ne sono stati altri momenti nella storia di questo pianeta, ma la storia ufficiale non ce lo dice, dove possiamo imparare gli uni dagli altri. Non gli uni da qualsiasi altri, ma gli uni da quegli altri che conoscono, che sono in gamba, che sono seri, che hanno voglia di condividere, che hanno scoperto, esplorato, aperto sentieri e brecce che ci aiutano ad allargare i nostri orizzonti. Numero 4. Mi piace lavorare per le cause in cui credo, per cui o mi associo, mi sposo, mi fidanzo con qualcuno che mi dà del lavoro e che sta andando esattamente nella direzione dove voglio andare io, oppure è meglio che sto per conto mio, che mi rendo indipendente, che cerco piano piano di sganciarmi da lavori che mi schiavizzano e che mi portano anno dopo anno in direzioni che non sono quella dove voglio andare io. Voglio lavorare per le cose in cui credo, per i miei ideali, per i miei valori, non per quelli di qualcun altro.
Numero 5. Voglio essere boss di me stesso. Voglio dettare io gli orari di lavoro, che giorni si lavorano, che settimane si lavorano, da che ora a che ora si lavora, con che computer si lavora in costume o si lavora in giacca e cravatta, lo voglio decidere io. Perché non c'è nessun motivo valido che ci sia qualcun altro a deciderlo per me. Perché ti posso portare prove su prove di persone che hanno una volta che hanno preso questa decisione, ma non così hanno dato le dimissioni, hanno detto adesso mi lancio online, ma persone che con coscienza, con attenzione, con prudenza hanno messo piano piano un piedino in questa nuova vasca, l'acqua scottava un po', l'hanno tenuto lì, hanno avuto pazienza, l'acqua si è intiepidita e poi piano piano hanno spostato anche l'altro piede e adesso stanno su questa nuova dimensione che è lavorare per se stessi in una direzione precisa, condividendo le proprie conoscenze. Essere boss di te stesso. Numero 6. Penso che sia una direzione esplosiva, vitale, che non si può mancare questa di coltivare e innaffiare le proprie conoscenze, perché ti consente la cosa più importante di tutte per essere libero oggi, e cioè ti consente di lavorare online. Oh, ma che stiamo scherzando? Te ne sarai accorto, quanti di mesi ti servono per capire che se non lavori online oggi sei bloccato, fermato, redarguito, multato, obbligato, se non costretto a fare cose che non vuoi. Non ti puoi spostare con facilità, non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi andare lì se non ti metti quello. Ehi, io voglio essere libero. E per questo consiglio a tutti di aprire, avviare, lanciare la loro attività online il prima possibile. E se coltivo il mio know-how e le mie conoscenze, questa possibilità diventa reale. Numero 7. Se non te ne sei accorto, il mondo dell'educazione, della conoscenza, dell'apprendimento tradizionale si è già spostato online. Quindi, se coloro che vogliono apprendere sempre di più devono andare online, ha molto senso che se anche tu diventi un fornitore di conoscenza e informazioni in settori specifici, troverai un pubblico crescente che è pronto ad apprendere online, per cui apprendere online non è più una novità, una cosa strana, ma non è la scuola o l'università, è lo standard. E se dovessi aggiungerne ancora un altro, di perché direi che la trasmissione della conoscenza in settori specifici, qualunque essi siano, perché possiamo andare dalla salute personale, alla spiritualità, all'attività fisica, al fare business, al marketing, alle vendite, alla conoscenza di sport, arti creative, intrattenimento, filosofia e cultura, non c'è limite, ma qualunque sia il settore nel quale tu decidi di coltivare, far crescere il tuo know-how, il business della conoscenza, il business di far apprendere, poter insegnare, far conoscere e apprendere ad altri un qualcosa di specifico, è il più grande business che c'è lì davanti a noi, è il settore del business in più grande crescita, con l'espansione più veloce. Ed è il settore della formazione, che non è più sotto il controllo esclusivo, il monopolio delle università e delle scuole, ma adesso è accessibile ed aperto a tutti quanti, incluso me e te. Io sono Robin Good e questo è Da Brand a Friend, il podcast dedicato a chi vuole diventare un punto di riferimento nella sua nicchia di mercato attraverso la condivisione di vero valore e il coltivare relazioni di lunga durata. Se vuoi seguirmi al di fuori del
podcast, puoi farlo iscrivendoti alla mia newsletter oppure seguendomi sul canale Telegram Marketing Online per imprenditori indipendenti. Se ti piace quello che dico, se vuoi supportare, dare vita, strada e benzina a questa idea, a quello che faccio, prendi in considerazione la possibilità di diventare mio sostenitore o mia sostenitrice su Patreon.